e inventa la società dei consumi, la comicità all'interno della società dei consumi, all'interno delle grandi megastrutture, di questi grandi uffici dove c'hai sempre un superiore, anche se cresci, se sali, c'è sempre uno sopra di te che ti farà un mazzo tanto. Secondo me non è la rappresentazione della società italiana, per me è la rappresentazione della società universale. Perché queste finto che poi alla fine ce la farà. E si poteva dare e che si dava anche magari in un contesto più burlesco, più, però lui alla fine ce la faceva sempre. Silenzio, basta, via! Via! Non vedete che non è il professore? Non lo vedete che è un pavato? Venga, caro, porta al suo reparto. Venga, venga. Equivoco veramente. Venga, caro. Capo ufficio un po' troppo cattivo. Era un po' una famiglia italiana. Se pensi ai Fantozzi, Anna Mazzamauro, la signorina Silvani, che lo provocava il mondo dell'ufficio. E nessuno ha raccontato l'ufficio come l'ha saputo raccontare Villaggio con Fantozzi. Invenzione di un personaggio che tutti conosciamo. Chi non ha avuto un Fantozzi, compagno di classe o compagno d'ufficio? Tutti sono convinti di aver conosciuto Fantozzi. Io andavo spesso al cinema a vedere i miei film per capire che la gente lo diceva, ma guarda come scemo quello lì, ma guarda cosa fa quello lì, senza sapere che era lui. Non ho mai conosciuto nessuno che si è riconosciuto, perché non ti riconosci in Fantozzi, però riconosci sempre quell'altro. Cioè, negli intervalli, che tutti, era un, non saprei come dire, un... Non un... Sono andata a casa sua e lì è cominciato un dialogo, devo dire, molto semplice, perché lui mi ha subito proposto di fare questa sostituzione, perché i primi due erano stati fatti dalla Liu Bosisio e io ero molto felice. Venga, buona donna. Sono tua moglie, Ugo. Oh, scusa, Pina, non ti avevo riconosciuta. Scherziamo. La prima cosa che lui mi ha detto quando ci siamo visti, noi siamo come dei cartoni animati e di non avere velleità sulla bellezza, in quanto la Pina non doveva proprio avere niente di avvenente o femminile, siccome lui l'ha subito messo in evidenza. E a me piace molto fare dei caratteri dove ci sono dei personaggi al quale si può dare una propria personalità, un proprio carattere. E così mi sono messa subito l'anima in pace e mi sono subito buttata dentro in questo grande e meraviglioso gioco, perché poi alla fine era veramente un gioco. Dove vai? Come dove vado? Vado a salutare, no?
Buongiorno, signorina Silvani. Sono venuto a salutarla prima della partenza e colgo l'occasione per omaggiarla di questo piccolo regalo. È un sacrisofero calamitato da attaccare là sopra. È protettore dei camperisti. Ma no, non lo apre. Ugo! Ti voglio ricordare che ci sono anch'io, tua moglie. Poveraccia. Voi due.